Manuela Gentili, possiamo dire che dopo 3 anni perdi il titolo italiano, ma comunque possiamo dire che sei soddisfatto ugualmente? Sì, dai. Vabbè, è brutto, perché comunque essere campionessa italiana per 3 anni consecutivi e poi perderlo, vabbè, spiace molto. Però dai, me l'ha portato via un'italiana cubana, quindi mi reputo comunque, dai, la prima degli italiani. Che tipo di gara hai fatto? No, ho fatto una gara pulita. Sono contenta perché comunque in quest'ultimo periodo forse ho avuto qualche problema con la ritmica, non perché comunque sto male fisicamente, ma forse ho sofferto un po' di ansia da prestazione. Oggi ero convinta, sapevo che avrei dovuto correre forte. Certo, partivo esterna, quindi io non ho visto niente di quello che succedeva dietro. Da un lato ho fatto il mio ritmo. Appena la Pedroso comunque mi ha affiancato all'ottavo ostacolo e mi ha passato, insomma, ho cercato di mettercela tutta. Poi sai, negli ostacoli bisogna essere pronti perché è una gara tecnica, puoi insomma incappare in uno sbaglio su un ostacolo e se sei dietro devi essere pronto. Avevi detto difenderò il mio titolo italiano con le unghie e l'hai fatto fino all'ultimo metro, forse anche qualcosa in più dell'ultimo metro. Sì, penso veramente, anche vabbè col caldo, di aver tirato fuori tutte le energie che avevo, forse nel finale anche qualcosa in più. Sono molto rammaricata perché non vengo portata ai mondiali, viene portata l'atleta che oggi è arrivata terza e da questo lato sono dispiaciuta perché penso che la mia federazione mi abbia dato poca fiducia. Ecco, appunto, oggi hai dimostrato, lasciandoti alle spalle chi andrà con la nazionale a Mosca, di essere un atleta che comunque può ancora meritare la convocazione con la maglia azzurra. Sì, certo, io ci ho creduto fino all'ultimo quest'anno, poi penso di aver fatto il mio anche ai Giochi del Mediterraneo, ho vinto la mia prima medaglia internazionale. Quando gareggio con la casacca azzurra tiro veramente fuori di tutto e di più, forse anche quello che non c'è. Corro proprio col cuore, così come lo faccio ai campionati italiani, e per questo sono dispiaciuta. Manuela Gentili cosa farà nel futuro a breve termine e a medio termine? Dai, a breve termine c'è da finire questa stagione. Adesso vabbè, in agosto è naturale, ho un po' di tempo libero perché non sarò a Mosca. Quindi cercherò comunque di allenarmi, di fare ancora delle gare in vista ai campionati di società di fine settembre.